ovvio che incalziamo con le domande il senatore Marino, ma se ci fossero quesiti che vengono espressi da ciascuno di voi, si possono inserire benissimo in questo tessuto, in questo dialogo che vogliamo magari anche rendere un po' più, non dico brutale, ma pepato. Cioè, c'è stato, alla luce di quanto espresso, una fuga di leader cattolici dal PD, Carrabinetti e Rutelli, dal primo PD, brutalmente se ne sente la mancanza? Ma io ora... molti di voi lo sanno, se noi non abbiamo nel nostro paese una legge sul testamento biologico fatta nella passata legislatura, lo dobbiamo all'impegno di personaggi come Rutelli e Binetti. Io personalmente non ne sento la mancanza, insomma io credo. Tra l'altro avete visto che anche nel dibattito pubblico, nel momento in cui hanno, perché essendo usciti dal partito non hanno più avuto la possibilità di essere un ostacolo continuo sul percorso che il partito vuole fare su questi temi, che poi non sono davvero temi rivoluzionari. Ditemi voi cosa c'è di rivoluzionario nel dire: guarda, io voglio rispettare tutti gli altri sulla base dei loro principi. Non mi sembra davvero, mi sembra anzi piuttosto moderato e liberale come atteggiamento. E nel momento in cui, e io, guardate, lo dico anche, e questo solleverà, come ai tempi del dibattito interno con personaggi come Paola Binetti, solleverà qualche, secondo me, malessere nel nostro partito, ma adesso che si avvicina il momento del voto alla Camera dei Deputati del Partito Democratico su questa legge, e poi ce ne saranno anche altre, bene, io chiederò, poi non so se sarò ascoltato o no, ma chiederò al segretario Bersani che non ci sia nel Partito Democratico posizione divisa, separata, che ci sia una posizione unita al voto su questo tema che riguarda la libertà di tutti, e che non ci sia, soprattutto in un Parlamento di nominati, non di eletti scelti da ciascuno di noi, non ci sia libertà di coscienza in quel voto, perché secondo me, e io ci ho riflettuto molto, anche se mi rendo conto sono parole molto forti, che in questo caso esercitare libertà di coscienza, cioè io sulla base della mia convinzione, della mia cultura, della mia fede, decido che un altro deve ricevere un taglio nella pancia e un tubo nell'intestino, anche se ha detto fino all'ultimo di no, io penso che quella non sia libertà di espressione della libertà di coscienza di un parlamentare, quella sia sopraffazione sulla libertà individuale di un'altra persona. E questo il Partito Democratico, non può permettere. Ecco, collegato a quest'ultimo punto, io vado veramente a braccio, il fatto che ci sia stata una indicazione di questo tipo pone anche il problema politico del confronto in aula su questa legge, visto che si sono verificati dei fatti nel centrodestra e che quindi abbiamo di fronte una compagine che tra l'altro su questo tema e su altri temi si è divisa, anche se con motivazioni o anche con caratterizzazioni diverse dalle divisioni che ci sono state a suo tempo nel centrosinistra. Al di là del fatto e di tutto quello che si sta discutendo nel partito, il patto repubblicano, la politica di alleanze, come finire la legislatura, ecco, su questo sarà possibile invece sviluppare, appunto alla luce dei nuovi fatti che sono accaduti nel centrodestra, una sensibilizzazione verso le aree, appunto si parlava di cultura liberale, che hanno espresso nel centrodestra una posizione attenta ai temi della libertà dell'individuo, e come in questo caso, e se il senatore magari sarà protagonista di questo tentativo di aprire una breccia significativa in questo momento. Io credo, e vado subito al cuore della questione, che Gianfranco Fini
con il gesto che ha fatto qualche giorno fa nei confronti del Presidente del Consiglio, con quello che ha detto, ha indicato dei temi che sono importanti per tutto il Paese. Il tema dell'immigrazione, vuoi solo per dirne uno, affrontare il tema dell'immigrazione come fa la Lega, con degli slogan è molto facile, no? Dire che il posto sull'autobus non deve essere dato a quello che ha un colore della pelle diverso o altri argomenti di questo tipo. È molto più difficile avere la responsabilità e la profondità di analisi di dire: signori, in questo momento nel nostro paese il 9,7% del prodotto interno lordo, cioè quasi il 10% della nostra ricchezza, è prodotto dai 5 milioni di immigrati che abbiamo. E allora noi come dobbiamo affrontarlo? Dobbiamo affrontarlo con visione, cioè dobbiamo cercare di capire dove vogliamo portare il nostro paese, con delle regole che decidiamo noi, ma che poi condividiamo con tutti gli altri. Vi voglio dare un dato: io ho questa straordinaria opportunità in questi anni in cui sto svolgendo questo ruolo parlamentare, di potermi confrontare con tante persone in tanti posti nel nostro paese. Vi voglio dare un numero, perché a volte i numeri, secondo me, fotografano le situazioni molto meglio di tanti discorsi. Io un numero che mi ha sorpreso anche me: io sono di Genova e poche settimane fa ho chiesto, trovandomi a Genova, alcuni dati al sindaco, a Marta Vincenzi. Bene, sapete quant'era la percentuale di iscritti alle scuole secondarie, quindi ai licei di Genova, stranieri intorno all'anno 2000? Erano l'1,5%, nel 2009 sono arrivati a essere quasi il 10%. Il 10%, allora noi ci dobbiamo assolutamente confrontare con una realtà che esiste e dobbiamo cercare di viverla, appunto, guidandola, ponendoci degli obiettivi. Io, e anche qui lo dico con molta chiarezza, io però penso che, per quanto condivisibili e importanti siano alcune riflessioni che secondo me rappresentano davvero un cambio culturale nella persona di Gianfranco Fini, però io penso che il Partito Democratico debba avere l'ambizione e l'orgoglio di essere esso stesso la guida del riformismo nel nostro Paese. Noi non dobbiamo aspettare che un'altra figura che ha avuto un percorso di destra, che comunque, per quanto lo dobbiamo rispettare nel suo ruolo istituzionale, era il vicepresidente del Consiglio quando c'è stato il G8 a Genova e quando tanti ragazzi sono stati massacrati di botte, noi questo non lo dobbiamo mica dimenticare. Io, il primo riformista nel mio paese, voglio che sia Pierluigi Bersani. Io voglio che sia Pierluigi Bersani a guidare le riforme, a guidare la modernizzazione del nostro paese. Poi è chiaro che su alcuni temi, a me ha fatto indubbiamente piacere personale e anche piacere dal punto di vista politico il fatto, se alcuni di voi ne hanno voglia possono andarla a guardare sul sito della Camera, nel giorno 4 marzo, quindi poche settimane fa, io ho avuto un confronto con Gianfranco Fini, che gentilmente mi ha invitato a un confronto con lui alla Camera dei Deputati sul tema del testamento biologico, e sul sito c'è tutto l'intervento suo, l'intervento mio, e a un certo punto Gianfranco Fini dice: io sottoscriverei ogni singola parola sul tema dei diritti del testamento biologico pronunciata da Ignazio Marino. Questo mi fa piacere e spero che si traduca anche in voti al momento del voto su una legge come quella del testamento biologico. Però credo che un conto è l'attenzione a elementi culturali, a una maturazione culturale, a temi che noi riteniamo importanti, un conto è avere l'orgoglio di guidare il processo delle riforme nel nostro Paese. Quell'orgoglio dobbiamo averlo noi e quel lavoro dobbiamo farlo noi.